una maniera massiccia la cultura ashkenazi che invece non è. Perché io credo che la cultura abbia un valore specifico e un valore universale. Quindi, però nessuna cultura è autenticamente universale se non è fedele al proprio specifico. Mi spiego. Il blues dei Neri è diventata la musica di tutti i giovani, rimanendo però il blues dei Neri. Così io credo che la cultura della Yiddish, okay? E la Yiddish come idea nel momento del mondo globalizzato, in cui le lingue sono uno dei grandi problemi identitari, la Yiddish dimostra come si può essere lingua con una propria identità pur prendendo a prestito una lingua. La Yiddish c'è polacco, c'è ungherese, c'è rumeno, c'è ebraico, c'è aramaico, eppure è una lingua insieme a una condizione dell'anima, una condizione universale. Non mi interessa che la gente torni a parlare, ma che ne colga i valori spirituali e interiori, che sono valori di tolleranza, di anarchismo alto, e non è un caso, infatti, che certi attori che recitano l'italiano paludato dai teatranti, di certi teatranti italiani, mi spiego bene, Cavaliere, Oceano, abbiano i teatri vuoti, che io abbia i teatri pieni. Perché io parlo di anima, parlo di certi, parlo di esilio, parlo di libertà, parlo di spiritualità, attraverso una modalità specifica. Mi spiego. Faccio un esempio un po' ardito. Tutto un periodo picassiano è intriso di arte precicladica, però lui è Picasso. Io non faccio il teatro come lo facevano, adesso lascia stare il violista sul tetto che è un episodio particolare. Io faccio un teatro di oggi trasfigurando materiali poetici. Io ho spettacolo per esempio sulle mamme, o il mio spettacolo o di book, è uno spettacolo che non è una cosa del repertorio Yiddish, è un mio modo di raccogliere quelle realtà e di trasformarle e di lanciarle nel futuro. Del resto, che Europa saremmo se noi abbandonassimo tutte le nostre culture di minoranza e ci riducessimo a un inglese standardizzato, così lo capiscono tutti? Ma guarda un altro fatto curioso. La lingua che ha permesso al teatro italiano di diventare più universale di ogni altra non è l'italiano moderno, ma il veneziano di Goldoni dall'Arlecchino servitore di due padroni, ed è quella lingua di Dario Fo basata sulle parlate lombarde ruzantiane, perché Dario Fo utilizza soprattutto la lingua di Ruzzante e ruzzantizza anche il francese quando va in Francia. È la stessa operazione che cerco di fare io con lui. Proprio così, veramente profondi e ingegni allo stesso tempo. E gente che ha preferito farsi ammazzare piuttosto che ammazzare. E questo è il valore di noi. È rilanciare un ebraismo di interiorità contro un ebraismo nazionalista. E rispetto agli ebrei italiani. Io non faccio spettacoli per gli ebrei italiani, io faccio spettacolo per chiunque voglia venire a vederlo. Perché se ogni cultura dovesse limitarsi a fare qualcosa per il suo pubblico, allora voglio dire, i giapponesi dovrebbero fare il kabuki, gli italiani fare la commedia dell'arte, i napoletani fare solo Edoardo, allora non avrebbe senso quello che fa Mario Martone, non avrebbe senso quello che fa, come si chiama, Enzo Moscato. Io credo di appartenere a quella linea di coloro che raccolgono l'eredità e la trasfigurano con la propria sensibilità personale e ne fanno un gesto politico e etico. Il mio è un gesto politico e etico che sfrutta degli strumenti che sono anche di colore e di emozione, perché il teatro è colore e emozione. E come dire, facciamo un Arlecchino servitore dei due padroni strutturalista? Anche Dario Fo mostra il popolo con dei tratti caricaturali, ma il popolo è così, una parte del popolo è così. Io li ho conosciuti, io gli ebrei dell'est li ho conosciuti vecchi. Ma quel loro modo buffo di parlare era il loro modo, non è un'invenzione di Monio Vania. Ti racconterò un aneddoto. Io ho un amico rabbino, un ortodosso, Rodal, che tu conosci, Shmulik Rodal, che un giorno mi incontra e mi dice che una sua vicina di casa ha visto, l'ha incontrato davanti all'ascensore e gli ha detto, e lui me lo raccontava col suo buffo accento, mi ha detto, dice, sai, la mia vicina mi ha detto, Moni, ma... ho visto spettacolo di Monio Vadio, signor Rabbino, ma voi ebrei parlate tutti così? Allora, io ho usato i tratti organolettici di quel mondo, perché il teatro si fa con le emozioni, con i colori e il suono. Il teatro non è un saggio critico.
Il teatro è una provocazione etica politica che usa gli strumenti, però io dopo aver fatto Oilem Goilem, che mi ha imposto come il signor cabarettista Yiddish, subito dopo ho fatto Die Bucher, l'esatta antitesi di Oilem Goilem, per mostrare che l'umorismo ebraico ha dietro l'infinito dolore. E così come nella mia Armata a cavallo mostro questo ebreo che va con i cosacchi, dove ci sono i cosacchi che espongono all'ebreo l'estetica della violenza, perché un uomo bisogna pure ammazzarlo con molta violenza per capire dove ha l'anima. Un uomo non si può mica ammazzare con una fucilata, che razza di modo è di ammazzare un uomo? Allora, naturalmente io ho scelto di fare qualcosa, non posso fare vedere la gamma dell'ebraismo, ma quando anche io facessi vedere l'ebraismo della mia famiglia, l'ebraismo sefardita, quell'ebraismo sefardita che ho conosciuto io da ragazzino, non c'è più. Sì. Ma anche quegli italiani degli anni 50 non ci sono più. Allora, se noi volessimo parlare dell'oggi, dovremmo abbandonare qualsiasi tipo di modo di fare memoria, perché tanto quella cosa lì non c'è più. Mazel tov. Scusa.